Buongiorno e buona domenica da Polentone Family. Ci troviamo a Hiroshima città, nello specifico a Don Quixote, catena di negozi qui in Giappone che hanno praticamente dentro di tutto. Adesso stiamo cercando dei berretti per Tommy. E comunque siamo venuti in città perché oggi vediamo la partita di basket dei Dragonflies, squadra di basket. Poi andiamo a mangiare pizza e poi andiamo a vedere la partita che dovrebbe iniziare verso le 2:05. Buon appetito! Vai Tommy, assaggia, assaggia, assaggia la pizza. Mangio io, mangio io. Mangia Tommy. Mangia Tommy. Qui di fianco alla Green Arena abbiamo anche una palestra pubblica dove si paga un ingresso di circa 700-800 yen a volta per entrare. Qua abbiamo i classici yatai, bancherelle, che vendono un po' di cibaglia per il pre, per il durante e per il post partita. Birra, kirin 600 yen, più o meno 4 euro. Guardate, qua c'è molta tifoseria. Allora, per ora sono entrato da solo perché Tommy, beh, insomma, è difficile gestire un bambino di 2 anni e mezzo, quindi probabilmente entreranno dopo. Intanto qua ci sono alcuni dei giocatori. Questo è il capitano che io ho conosciuto una volta a Miyajima quando ero con Tommaso. E niente, qua c'è tutta la zona dove si possono comprare, acquistare gadget, magliette, insomma tutto quanto relativo appunto ai Dragonflies. Siamo entrati, abbiamo preso posto, siamo proprio davanti quasi o dietro alle panchine dei giocatori. Lì abbiamo la panchina dei Dragonflies e qua a destra la panchina dei Chiba Jazz. Questi qua che adesso vedete qua davanti a me sono i giocatori dei Dragonflies. C'è l'inno nazionale del Giappone. Guarda che bello. Guarda che bello, Tommy. Questo che sto inquadrando con la maglietta nera è Togashi, che è il playmaker dei Chiba Jazz. È alto 1,67 m secondo Wikipedia ed è anche il playmaker della nazionale di basket giapponese. Adesso presentano i giocatori di Chiba Jazz. Quando hanno chiamato il suo nome hanno tutti applaudito. Adesso chiamano i Dragonflies.
Milano dovrebbe avere tipo 43 anni, 42 anni. Questi sono i 5 che giocheranno, i titolari. Sono due giapponesi, tre americani. Giusto per farvi capire il livello del basket giapponese. Dai canestro. Guarda Togashi. Primo quarto finito 20-16 per Hiroshima. Allora, il campionato B1 ha tre gironi. I Chiba Jazz sono terzi nel loro girone, mentre gli Hiroshima sono quarti. Ci sono gironi da 8 squadre. Finito anche il secondo quarto, gli Hiroshima stavano vincendo e purtroppo ho dovuto abbandonare l'arena perché Tommy purtroppo aveva paura, rumori troppo alti, la musica troppo alta, eccetera eccetera, e quindi niente, la partita per me finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, comunque è bello l'ambiente del basket, comunque è bello il palazzetto questo qua, la Green Arena dove fanno le partite. Gli Hiroshima, quando erano nella categoria più bassa, la B2, giocavano in un altro palazzetto ma era più piccolo e più brutto. Invece questa, la Green Arena, è veramente molto bella, fanno anche i concerti. Tra l'altro qua, se conoscete i One Ok Rock, band molto famosa, giapponese ormai famosa in tutto il mondo, sono venuti qua proprio qua alla Green Arena a esibirsi qualche anno fa. Basta, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, commentate, condividete per supportare Polentoni in Giappone e la pagina e per vedere ancora video qui dal Giappone. Ciao e alla prossima, bye bye!